Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Qual è la causa di questo Real Madrid così scadente? Perché ha preso 5 palle dal Barcellona? Perché continua a perdere punti in campionato e attualmente si trova in nona posizione? Perché perde col CSKA Mosca? Qual è il fatto scatenante di questa situazione? Secondo me, ragazzi, è la cessione di Ronaldo. Attenzione, ma non cessione di Ronaldo, quindi abbiamo preso il miglior al mondo e loro sono diventati dei brocchi improvvisamente. No, la questione è un po' più seria, almeno secondo me. L'idea che mi sono fatto, ragazzi, è che Ronaldo all'interno degli spogliatoi riesce a infondere una sicurezza e una consapevolezza importante. Lui, quando è andato via dal Real Madrid, ha tolto al Real Madrid la consapevolezza di essere comunque un'ottima e una grande squadra. Okay. Mentre con lui giocavano con questa consapevolezza, dal momento in cui lui è andato via, si è persa un po' questa sicurezza nel giocare bene e l'essere consapevoli di essere sempre competitivi e di essere furti. Infatti, Ronaldo già alla Juventus sta trasmettendo questa sicurezza, questa consapevolezza. Abbiamo vinto partite in una maniera allucinante, per esempio all'Old Trafford col Manchester United. Mai avrei pensato di vedere una Juventus così corsara in terra straniera. È vero, abbiamo anche uno storico di partite vinte fuori casa, però ragazzi, così in quello stadio è complicato. Vincere col Valencia in 10 è complicato. Secondo me è riuscito a trasmettere veramente la consapevolezza di essere forti. È solo il fatto che un giocatore pensi: sto giocando con Ronaldo, lui ha scelto la Juventus perché siamo forti, dà maggior tranquillità al gioco. Mentre loro, secondo me, annaspano tantissimo perché poi la società non è stata in grado di rimpiazzare Ronaldo con un'altra presenza ingombrante all'interno dello spogliatoio che sia in grado di infondere tranquillità e sicurezza all'ambiente. Quindi la cosa che secondo me manca al Real Madrid è la consapevolezza di essere forti e la sicurezza di essere comunque una grande squadra. Perché diciamocela tutta, sulla carta, tolto Ronaldo, cioè hanno Bale, hanno Asensio, hanno Isco, hanno un centrocampo della Madonna con Casemiro, Modric. Ragazzi, hanno dei nomi molto molto importanti. In difesa hanno sempre Sergio Ramos, hanno Marcelo, per cui non è una squadra da buttare via. Il problema è che senza Ronaldo loro sono un po' smarriti ancora adesso. La società non è stata in grado di comprare un giocatore forte che potesse sostituire almeno sulla presenza all'interno dello spogliatoio Cristiano Ronaldo, perché poi ovviamente sui numeri e sulla tecnica Ronaldo difficilmente lo puoi mettere in discussione, se non con Neymar o Messi. Un po' troppo fantamercato. Scusate se torno indietro a quest'estate, ma penso che solamente un folle potesse accettare l'incarico del Real Madrid come allenatore subito dopo Zidane, perché comunque la piazza è già abituata a determinati tipi di vittorie come le Champions e così via, e il minimo per poter accontentare quella piazza è appunto la vittoria della Champions, che non è affatto semplice, e loro si sono abituati in quella maniera e di pancia loro ti valutano e di pancia rischi anche di poter saltare o di essere esonerato, come sta capitando Lopetegui. Io non conosco Lopetegui e non posso giudicarlo. Io penso solo che da fuori sia stato un po' incapace nel gestire questa situazione molto molto complicata. Poi magari non è detto che lui le abbia provate tutte veramente per tentare di tamponare questa mancanza di fiducia, questa non più consapevolezza di essere sempre la migliore squadra della Spagna, e quindi non ci è riuscito in un certo senso a dare la sua impronta di gioco in maniera serena. Però là le colpe sono soprattutto della società, che non sono state in grado di sostituire la figura di Ronaldo all'interno dello spogliatoio. O prendi un allenatore che è molto carismatico e che possa cominciare un nuovo ciclo, quindi non Lopetegui, o prendi un calciatore che possa essere un punto di riferimento per la squadra. Secondo me questi due aspetti sono quelli che mancano maggiormente al Real Madrid. Questa, ragazzi, è la mia analisi e la mia opinione da tifoso esterno. Anzi, adesso si parla anche di Conte al Real. Fossi il suo procuratore, gli consiglierei caldamente di aspettare il giusto momento, non adesso, oppure di accordarsi con la dirigenza per un acquisto magari carismatico per lo spogliatoio e così via. Già Conte, ok, è un po' carismatico, però ragazzi, non penso che questo sia il miglior momento per decidere e scegliere di allenare il Real Madrid. Questa, ragazzi, è la mia opinione. Sarò un po' codardo magari come cosa, oppure magari sono solo un abile calcolatore di probabilità, e le probabilità di aver successo con questa squadra in questo periodo, secondo me, sono molto molto basse. Fatemi sapere voi la vostra opinione. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo domani per tornare a parlare di Juve, perché c'era ben poco da spulciare dopo il rigorino di Dybala, il labiale di Rugani, che non c'è neanche veramente. Non ci voglio perdere del tempo a fare dei video. Aspettiamo la puntatina di report e vediamo che hanno da dire. E basta ragazzi, un salutone a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e sempre fino alla fine, forza Juventus!